Ciao e benvenuto a questo nuovo video Giulia Guitar Coach, soluzioni chitarristiche per tutti i chitarristi. Allora, oggi parliamo di un argomento che riguarda prettamente il chitarrista, cioè che cosa il chitarrista, a che cosa il chitarrista può portare verso un fallimento, cioè perché un chitarrista fallisce, perché un chitarrista, o meglio anche un aspirante chitarrista che vuole intraprendere un percorso appunto per imparare a suonare la chitarra, può addirittura non iniziare. Diverse sono le motivazioni, diciamo che io ne ho individuate 6, è una classifica, diciamo, che ho fatto, ma come tutte le classifiche è sempre comunque passabile di modifica, per cui questa è una classifica che io ho fatto sulla base di un po' quello che ho ricevuto, ho sentito, ho parlato, quindi ho tratto un po' le dovute conclusioni e ho formulato una classifica. Allora, al sesto posto abbiamo, quindi all'ultimo posto, abbiamo l'acquisto di una chitarra adeguata. Una chitarra adeguata è ultimo posto, ma sicuramente ha la sua importanza, perché ovviamente ogni chitarra deve essere comunque calzante al chitarrista e viceversa, perché un chitarrista che usa una chitarra che non è, diciamo, appropriata, che non è quindi su misura personale in questo senso, non è assolutamente una buona chitarra per lui e di conseguenza il lavoro, l'inizio comunque del percorso chitarristico sarà sicuramente molto molto più faticoso, semplicemente per questa cosa, perché non si ha una chitarra adeguata, cioè una chitarra a misura della persona, a misura del chitarrista, personalizzata, nel senso che deve essere adeguata alla fisicità, allo stato fisico della persona, perché una persona magari di una certa massa non può prendere una chitarra, diciamo, magari con una cassa armonica grande, perché farebbe molta difficoltà a impugnarla. Quindi, se tu nell'impugnatura senti che, insomma, andate d'accordo, che c'è feeling, che ti senti appunto molto tranquillo, molto sicuro, molto adeguato, molto a tuo agio, vuol dire che quella è la tua chitarra, è la chitarra della giusta dimensione, proprio quella che fa per te. Andiamo avanti e passiamo alla quinta posizione, dove abbiamo collocato il buon maestro. Il buon maestro chi è? Il buon maestro è colui che ovviamente segue online, offline, come insomma tutte le metodologie ci propinano nel modo in cui voi più volete, ma l'importante è che un buon maestro sia tale ed è tale se rispecchia alcuni parametri. Di questo voi ve ne accorgete subito alla prima lezione, se decidete di affidarvi ad un maestro piuttosto che fare da autodidatta. Se ti affidi ad un maestro devi, ecco, sentire un po' come la chitarra, com'è l'impatto tra te e questo insegnante. È un buon inizio? Senti che ci può essere del feeling? C'è diciamo una simpatia, chiamiamola professionale? Senti che è competente? Senti che è padrone della materia? Se tutte queste domande hanno sì come risposta, allora sei sulla strada giusta. Vuol dire che il percorso può in qualche modo iniziare. Te ne accorgi subito perché basta andare ad una prima lezione, che di solito è quella gratuita, dove verifichi praticamente tutto
tutto, tutte queste cose, perché vedi come si pone nei tuoi confronti, come si atteggia, che linguaggio usa, come ti presenta la lezione, come ti presenta il programma, se ti presenta il programma, se ti fa delle domande specifiche, per esempio sul fatto, non so, tue personali, piuttosto che della semplice domanda del perché si è deciso di suonare la chitarra, del perché lo vuoi fare e soprattutto magari dove vuoi arrivare. Se un maestro, un insegnante di chitarra non ti fa queste domande, lascia perdere. Secondo me, a mio avviso, per come lavoro io, per quello che è il mio metodo, un buon insegnante deve assolutamente fare un'analisi del profilo, o meglio, un'analisi della persona che ha di fronte, in modo da poter strutturare e quindi preparare un percorso adatto a quello specifico studente, personalizzato. Anche qui, come la chitarra, su misura, tutto deve essere su misura, perché solo se è su misura, allora il percorso sarà più facile, più veloce, i risultati quindi saranno raggiunti in una maniera molto più veloce dal punto di vista tempistico e di una certa qualità anche quindi da un altro punto di vista. Insomma, quindi il percorso sicuramente acquista anche più velocità, anche perché sei più stimolato, sei più motivato, senti che quel percorso fa proprio per te. Quindi se un maestro ti dà tutta questa sicurezza, queste garanzie, comunque è un buon maestro. Bisogna anche lanciare, comunque spezzare una lancia a favore di questi maestri che a volte si trovano, e personalmente mi è capitato, ahimè, un degli studenti un po', diciamo, indisciplinati, un po' maleducati, un po' comunque così, insomma, un po' particolare, diciamo, dove effettivamente qualsiasi cosa tu faccia non gli va mai bene, te lo contestano, non ti rispettano, diciamo, sotto questo punto di vista, mettendo in dubbio la tua professionalità. Quindi è chiaro che anche il maestro può riservarsi in qualche modo di accettare o addirittura di rifiutare un allievo. Personalmente mi è capitato proprio questo mese, all'inizio di questo mese, di avere preso accordi con una allieva che però si è rivelata semplicemente molto maleducata, quindi non rispettosa della mia persona, non tanto della mia professionalità e della mia competenza, perché era una buona allieva, cioè imparava in fretta e si andava avanti abbastanza bene, ma la maleducazione comunque di questa persona e una confidenza non richiesta e soprattutto non data mi ha portato a dover interrompere bruscamente questo rapporto. Mi dispiace più per lei, perché per me non è un problema, cioè io la mia competenza, la mia professionalità la mantengo. Lei purtroppo, perché è una allieva, lei purtroppo direi di no, e rimarrà nella sua tra virgolette ignoranza anche chitarristica. Ma andiamo avanti, queste sono quelle cose, purtroppo quegli incidenti che capitano, perché comunque, vedete, non al maestro non possono piacere tutti gli allievi, e così tutti gli allievi non possono, tutti i maestri non possono piacere agli allievi. Bisogna, siccome il rapporto è sempre tra persone, dobbiamo cercare di, insomma, di ricordarci la base, i principi base dell'educazione. Ma andiamo avanti. Quarto punto che riguarda, ecco, cominciamo a salire quindi un pochettino, ed è quello del non avere un obiettivo chiaro, o semplicemente anche un obiettivo che già presuppone di averne almeno uno. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando tu decidi di imparare a suonare la chitarra, ti sei chiesto che cosa vuoi fare, cioè qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere, qual è la meta finale verso la quale tu, guarda l'angolo là, vuoi puntare. Cosa vuoi imparare a suonare? Vuoi imparare a suonare le tue canzoni preferite? Vuoi imparare a suonare gli assoli, i riff o quant'altro con l'elettrica? Vuoi accompagnare le canzoni, quindi utilizzare la chitarra acustica, o vuoi arpeggiare, vuoi quindi dedicarti alla chitarra classica? Qual è il percorso che, quindi l'obiettivo che vuoi fare? Non sempre si hanno le idee chiare, bisogna dire che effettivamente a volte è difficile capirla questa cosa.
La soluzione sai qual è? Cominciare con una chitarra base, che solitamente è una chitarra classica. Quella che io consiglio sempre, una chitarra classica, quindi una chitarra studio, dove cominciare a studiare per lavorare bene e quindi per imparare tutte le tecniche fondamentali, allenamento per le dita, allenamento per le mani, impostazione di tutta questa parte superiore nei confronti, quindi del tenere proprio in mano la chitarra. Dopodiché, con qualsiasi altra chitarra tu voglia continuare, andrai liscio come l'olio. Però è importante capire cosa tu vuoi fare, qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere. Terzo obiettivo, potremmo dire che comunque è legato effettivamente all'obiettivo stesso, è quello di capire qual è il percorso che vuoi fare. Perché se hai un obiettivo, devi capire un po' anche come arrivarci, qual è il percorso, qual è l'itinerario, quale strada intraprendere. Ripeto, non è così facile effettivamente capire cosa uno voglia fare. Questo è comunque chiaro, cioè è qualcosa di effettivamente palese. Però ecco, siccome abbiamo un grande strumento a nostra disposizione che è internet, informarsi, vedere video, studicchiare un po', fare delle ricerche, a mio avviso aiuta comunque ad avere un'infarinatura generale di quello che uno vuole fare. Un'altra cosa importante è pensare a quando abbiamo deciso di volere imparare a suonare la chitarra, perché magari abbiamo visto effettivamente un video, abbiamo visto qualcuno suonare, abbiamo visto un concerto, e comunque in una situazione ben precisa è scattato qualcosa che ti ha fatto dire: ecco, io voglio suonare come lui, io voglio fare come lui. Questo lui o questa lei cosa suonava? Che tipologia di chitarra ha suonato? Hai guardato magari la sua biografia, come ha cominciato, cosa ha fatto, cosa non ha fatto, cosa voleva fare, cosa poteva fare e non ha potuto o voluto fare? Anche questo tipo di ricerca può in qualche modo aiutarti a chiarire un po' la strada che vuoi fare, quindi avere un certo tipo di percorso. Vero è che tu non sei, diciamo, il tuo personaggio di riferimento e quindi è chiaro che il percorso magari sarà non propriamente uguale a quello del tuo riferimento. Però non importa, non preoccuparti, l'importante è avere una traccia. Tu parti e poi man mano in corso d'opera modificherai il tuo percorso. L'importante è però avere una traccia, l'importante è avere comunque un qualcosa dal quale comunque partire e soprattutto, come ho detto prima, avere ben precisa la meta, l'obiettivo che vuoi raggiungere. Numero 2, siamo al secondo posto, quindi di questa classifica, dove dobbiamo, secondo un po' tutte le ricerche e i risultati che ho potuto ricevere, il dialogo con se stessi. Cioè che è un po' un riprendere quello che abbiamo detto prima, cioè devi capire come sei arrivato a decidere di volere imparare a suonare. Bisogna capire, quindi devi un po' parlottare con te stesso. A me piace sempre pensare di avere comunque davanti a me uno specchio nel quale mi vedo e quindi non sembro una matta, insomma, quando parlo così. Oppure parlare ad alta voce, che è un'altra tecnica che io uso molto, e questo mi aiuta molto a ragionare, a capire e soprattutto a chiarire bene le idee. Se tu ti chiarisci le idee su questa cosa, vedrai che sia il decidere il percorso, sia decidere l'obiettivo, sia decidere anche il maestro e di conseguenza, ma questo è magari più tecnico, la chitarra adatta a te sarà tutto molto molto più semplice. Numero uno, l'elemento principale che non può mancare, che devi avere, che devi sempre avere, che non deve mancare davvero mai, è la motivazione. Devi essere sempre motivato, devi avere sempre una motivazione, o meglio la motivazione, la tua motivazione personale che ti spronerà sempre ad andare avanti quando avrai problemi di
incontrerai delle difficoltà, incontrerai degli ostacoli, magari come a qualcuno è capitato, ha cambiato più volte maestro perché non è riuscito a trovare quello adatto a sé. Troverai sempre spunto, diciamo, e una buona carica, una buona energia attraverso la motivazione per poter affrontare ancora meglio il dialogo con se stessi, punto numero 2. Il raggiungere l'avere un percorso numero 3, avere un obiettivo, la meta da raggiungere 4 e la chitarra adatta a te. Assolutamente, quindi 5 più punti più il numero 1 che è appunto la motivazione. Questa non ti deve mancare mai. Mi auguro di averti dato degli spunti interessanti. Io sono Giulia Tamburello, sono una guitar coach e mi trovi presente un po' su tutti i canali, ma principalmente su YouTube per la formazione, su Giulia Guitar Coach, così come il canale YouTube si chiama Giulia Guitar Coach, Giulia Guitar Coach Facebook, pagina Facebook, dove do anche delle così pillole, insegnamenti per tutti i chitarristi. Se vuoi fare un passettino in più e ti reputi essere un chitarrista che vuole andare al di là della solita tecnica, ma vuoi anche diventare un chitarrista emozionale, puoi iscriverti, puoi fare richiesta in realtà di iscriverti al mio gruppo chiuso corso Emotional Guitar. Magari farò un video esatto su questo, anche se io dell'emozione e del chitarrista emozionale ne ho parlato davvero in tutti i miei video che troverai sulla mia pagina YouTube Giulia Guitar Coach. Se invece mi vuoi seguire nei miei momenti quotidiani, Giulia Guitar Coach anche per Instagram. Ti saluto, ti ringrazio e ti lascio con questo mio mantra che diventerà presto anche tuo, perché è davvero la base dalla quale io parto per tutti i miei progetti, che studiare la chitarra è uno stile di vita, ma che tutto parte dalla testa, dalla tua testa. Ciao!